Ragazzi, oggi video un po' diverso, anche se la location è sempre la stessa. 5 realtà che nessuno vi dice, o meglio, che non ce lo dicono, in palestra. Prima, bisogna allenarsi duramente. Ragazzi, anche la diatriba tra buffer e cedimento, anche allenarsi a buffer, se esattamente col buffer richiesto, è dura. Quindi bisogna sapersi allenare e spingere sempre. Seconda realtà, ci sono giorni sì e giorni no. Sui social si vedono sempre dei giorni sì, più o meno nuovo PR, nuovo record, nuovo peso fatto, nuovo quello che vi pare, ma in realtà, ragazzi, non è così. Ci sono dei giorni in cui siete dei mostri e dei giorni in cui tutto va male. Questa è la realtà della palestra, giorni sì e giorni no. Si spera sempre di avere più giorni sì che giorni no, perché altrimenti, se ce ne abbiamo più dei giorni no, vuol dire che qualcosa non sta andando a livello di recupero, di programmazione. Lì poi è da vedere nell'individualità, però bisogna tener conto che a volte arrivano questi giorni no. Quindi non basatevi sui social, che tutti sembrano dei fenomeni, perché prima di fare dei record che vedete sui social ci sono stati sicuramente, non importa i farmaci che uno ha preso eccetera, dei giorni no in cui determinati carichi già fatti in precedenza non salivano. Terza realtà, ogni allenamento funziona se mantenuto per abbastanza tempo. Cosa vi voglio dire, ragazzi? Vedete, alcune persone che magari secondo la scienza hanno degli allenamenti strambi, che però riescono lo stesso ad avere dei guadagni, perché quello che vince su tutto è la costanza, anche se alcuni fanno delle cose che potrebbero risultare sbagliate secondo il pensiero comune. Io ho notato che l'allenamento fatto bene, programmato bene, serve a metterci meno tempo a raggiungere i risultati, ma i risultati arrivano in qualsiasi modo. Se uno ha la fota di spingere, già l'ho messo in uno dei consigli, nelle realtà, e la costanza, la disciplina. Realtà numero 4, la palestra, sebbene tutti mettano in mostra, giustamente, magari con il caldo eccetera, il proprio fisico, è il posto in cui si viene giudicati meno. Quindi non abbiate paura di andare in palestra perché avete paura di essere giudicati, è il posto in cui la gente si fa di più i cazzi propri, ve lo assicuro. Alla gente non gliene frega niente, soprattutto a quelli avanzati. Quegli avanzati entrano in palestra con i loro demoni, le loro cose strane, e spingono. Magari si fanno due chiacchiere, il gossip c'è sempre, ma è uno dei luoghi con meno rotture di cazzo del mondo, ve lo assicuro. Realtà numero 5, ogni esercizio lo si può fare, punto. Basta con queste cose, io non sono mobile abbastanza, io non sono abbastanza flessibile per fare questo. Ogni esercizio con la sua giusta progressione può essere eseguito, qualsiasi. Volete fare una spaccata? Voi ne siete capaci. Ovviamente non vi lanciate, vi spaccate gli adduttori, ve li strappate come dei matti. No, iniziate con la vostra progressione. Ma ogni singolo esercizio, se davvero volete raggiungerlo, si può fare. Mi è capitato in palestra di beccare magari un ragazzo, anche un adolescente piccolo, che mi diceva: ah no, io le croci per il petto non le faccio perché ho la postura un po' chiusa e non riesco ad aprirmi. Cazzate! Potete lavorare sulla vostra mobilità già solo allenandovi con un full ROM e pian piano arrivate a fare quello che dovete fare. Sono cazzate, a meno che non ci siano delle patologie mediche riconosciute, che allora lì è un altro discorso, ma in generale qualsiasi esercizio, qualsiasi, ve lo assicuro, voi vogliate fare anche un dragon flag tutto a gamba tesa, perfetto, ci si può arrivare, basta volerlo. Prendiamo ad esempio il dragon flag, appunto, quindi il candlestick a gambe tese. È ovvio che uno che ha appena iniziato non riuscirà a farlo, cade giù a picco, si spacca anche la schiena, ma inizierà con le giuste progressioni. Leg raise, poi dopo leg raise inizieremo a togliere anche il culo staccandolo, e poi iniziamo attack, poi advanced, quel cacchio che vi pare, ragazzi, ma ogni esercizio si può fare. E realtà bonus, in questo mondo davvero, se con gli esercizi ci credete abbastanza, riuscite davvero a fare tutto. L'importante è che abbiate pazienza, perché ogni esercizio, se non è coltivato con pazienza, vi porta a farvi del male. Punto, ragazzi. Punto. Non c'è assolutamente niente da dire. Se gli esercizi voi non li coltivate pian piano, e a me è successo di rushare determinati esercizi, voi vi fate del male, per forza.
poi magari c'è sempre il culo dietro, ma 90% delle volte uno si fa male. Esempio mio, quando ho iniziato a squattare in full ROM, grazie a Dio ho iniziato presto, all'inizio avevo un po' di dolorino, sempre inguinale chiamiamolo, che è per far capire a tutti. Perché? Perché ho iniziato con gli stessi carichi che facevo una volta ad andare in full ROM. È ovvio che uno, se non è abituato a scendere così tanto, inizia ad avere dei problemi. Ho abituato l'articolazione con i carichi giusti e ora i carichi che facevo li faccio adesso con il full ROM però. Questo è quello che vi sto cercando di spiegare. Qualsiasi esercizio può essere eseguito da tutti, ma ha bisogno della sua progressione. E progredire richiede tempo. Non è che lo fate oggi, domani e dopodomani già avete l'esercizio completo. No, punto. Sentite esempio le spalle mentre fate panca? Le sentite oggi, migliorate un po', le sentite domani, le sentite dopodomani, le sentite fra 2 o 3 settimane. Ma dopo magari, metto a caso, 6 mesi, dite: cazzo, adesso sento il petto e le spalle non le sento. Questa è la progressione, punto. Questa è una realtà che nessuno vi dice, perché vi buttano tutti sotto a robe incredibili, ma magari uno giustamente dice: io non riesco perché, trovando delle scuse che magari gli vengono anche suggerite. In realtà l'unico motivo è che non avete abbastanza pratica e condizionamento per eseguire l'esercizio, quindi ci vuole solo del tempo e della disciplina e costanza nel eseguirlo. Detto questo, ragazzi, spero di aver detto qualcosa di reale, di concreto, magari qualcosa che non sapevate. Invece, se lo sapevate già, cazzo ci fate ancora qua, vabbè. Mettete lo stesso un like, commento, non so cosa bisogna dire, però roba così. Ci vediamo alla prossima, grazie dell'attenzione.